Vecchioni, è morto il figlio. L'annuncio struggente, la richiesta. Una bruttissima notizia quella trapelata in queste ore: Arrigo, figlio di Roberto Vecchioni, è morto. A dare l'annuncio pubblico ci ha pensato lo stesso cantautore, attraverso i suoi ufficiali profili social, dove chiede rispetto per la sua famiglia. Un momento di grande dolore, come si può solo immaginare. Per Vecchioni. Non è stata svelata la causa della morte di Arrigo. Ciò che si sa è che dopo molto dolore il terzogenito del celebre cantautore italiano purtroppo non ce l'ha fatta. Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio, si legge nel comunicato condiviso da Vecchioni. È chiaro che il cantautore non voglia che vengano lanciate indiscrezioni su quanto può essere accaduto al figlio Arrigo. Ma, intanto, sono tantissime le persone che mostrano vicinanza al cantante e alla sua famiglia. Una pioggia di commenti sui social network per esprimere le proprie condoglianze a una famiglia che in questo momento sta attraversando un duro momento. La notizia, infatti, ha sconvolto i fan che da sempre seguono il cantante di Chiamami Ancora Amore. Ovviamente, non solo loro, ma chiunque possa aver letto la notizia. Ora è giusto rispettare la richiesta dell'artista. Ovvero quella di non lanciare indiscrezioni sulle cause o su altro che riguardi il figlio. Roberto Vecchioni è stato sposato con Irene Brozzi, dalla quale ha avuto la sua primogenita, Francesca. Dopodiché, precisamente nel 1981, è convolato a nozze con Daria Colombo. Insieme hanno avuto tre figli, Carolina, Arrigo ed Edoardo. Quest'ultimo 2 anni fa, attraverso un romanzo, aveva spiegato cosa significa combattere contro la malattia.